Gemelli di nascita. Oh No, no, è una no! buona cosa, so che hanno una pessima Per reputazione. me nulla ha senso. Non c'è una risposta sbagliata a questa domanda, ma quanto ami le stelle? Non lo so, so solo che sono Capricorno, che comunque non è un segno molto cool, ma lo sono anche David Bowie e Kate Moss. Sì. E tu sei Acquario? Sì, so solo questo. Devo flirtare con l'immaginario violoncellista? Com'è? Come descrivete i vostri personaggi in Io tre penso che parole? Penelope sia molto fraintesa, lei è molto timida, a tratti coraggiosa e molto intelligente. Penelope è davvero formidabile, è un gemelli di nascita. So Oh che hanno una cattiva no! reputazione, Per ma me nulla ha senso. la dualità della tua persona si legge chiaramente. Una giovane donna che lotta contro la sua identità, vuole capire chi è, ma non riesce a uscire dal guscio. È È fantastico! così E bello. Colin è un sagittario di nascita, che è l'opposto, è una persona sensibile, vuole vivere attraverso un'altra persona, è coraggioso, è l'anima della festa spesso, ma poi la sera è anche molto vulnerabile, molto sensibile e molto profondo come Sì, ragazzo. ha davvero molto senso. Voglio dire, sì, ma non vuol No, dire nulla al riguardo, assolutamente. ma ha Ciò davvero che Penn e senso. Colin hanno in comune è la loro gentilezza e la loro compassione per le altre persone, ma anche il senso dell'umorismo. Entrambi non prendono le cose troppo seriamente. Sono più l'uomo che ero un anno fa. E sicuramente non mi vergogno di te, Ben. È vero il contrario, semmai. Io vengo a cercarti in ogni occasione mondana perché tu mi risollevi il morale e mi mostri il mondo per come mai l'avrei immaginato. Venere è un pianeta di amore e fondamentalmente spiega quanto è romantica una persona e questi grafici di nascita sono compatibili fra loro. Sì. Evidenzio con Penelope. Non credo che questo ti sorprenderà, ma lei è Venere e Toro. Ok. Ed è bello perché si dice che quando Venere e Toro si innamorano è un amore eterno, quindi hai una stabilità costante e forse questo aumenta la testardaggine, ma Oh, io amo sì. davvero questa persona. Ok, ha senso. Da piccola dicevo voglio quel ragazzo, quindi Sì, sì, va ok. bene. E poi al contrario Colin ha Venere in pesci, ma che in realtà è il segno di Venere più romantico, è estremamente Oh, cavolo. romantico. L'unico aspetto negativo è la mancanza di certezze, in contrasto con la forza di Venere e Toro. Quindi Ok. la tua Venere permette a Colin di sentirsi molto sicuro per esplorare il suo lato Sembra romantico. davvero che lei cambi questo in lui. Lei parla sempre del friends to lovers e Sì. quindi senti come se si perdesse un po' di romanticismo, ma invece lo rende Sì, più intenso, significa sì. così tanto per lei. Sì. I tuoi occhi sono di un blu assolutamente perfetto. E splendono ancora più luminosi quando sei gentile. Ciò che noto dai grafici è il lungo periodo della loro storia d'amore. Quindi c'è sicuramente questo pianeta chiamato Marte, che ha a che fare con la nostra attrazione reciproca ed è a stretto contatto con il giorno di nascita. Ci dicono come combattere, come fare bene. È Sì. come se loro non potessero Sì. mentirsi, è come se non potessero negarsi fisicamente. Sì. I segni lunari sono molto compatibili a un livello profondo, i due personaggi sono molto simili. Cominciamo con Penelope. Ok. Ha la luna nuova in Ariete, farà scintille in questa vita, è destinata ad essere visibile. Non sarà Lady Whistledown per molto, sarà integrata, Oh, probabilmente amata certo. per com'è. Scusatemi, io non avrei dovuto dirlo. Trovo la vostra franchezza una boccata d'aria fresca. E poi abbiamo Colin che vuole sistemarsi in una vita pacifica. Così la sua luna è l'acquario. L'hanno sempre fatto sentire diverso crescendo, come se in parte fosse un Bridgerton, in parte diverso dai Sì. Bridgerton. Nel tempo gli piacerà creare la sua casa, la sua famiglia, in modo da iniziarsi a sentire una parte Sì. essenziale. Quindi hanno molto in comune astrologicamente parlando. Entrambi a livello profondo si sentono come Sì, estranei, io ma questo è sicuro. ciò che li renderà compatibili a lungo Sì. Ma Ma è stato pazzesco, in diamine. futuro dovranno lavorare su come Colin ammira Penelope, che sta crescendo. Fanno parte insieme di una grande scena, o la invidia, o faccio anche io del mio meglio. E Sì. poi Penelope vuole sistemarsi e sentirsi più a suo agio. Cosa Colin ti lascerà fare? Posso avere l'amore ed Sì. anche una mia ambizione. Non vieni con me. Cosa? Ma la tua famiglia mi Per vedrà? l'amor del cielo, Penelope Featherington, vuoi sposarmi o no? In realtà ci sono tanti di Sta questi arrivando elementi in molto di questo più. show. Sì, Sì. parliamo di futuro, un futuro molto vicino.
Sì, ma non puoi dire nulla di quello che No, stai lo so, ma dicendo. sento come lui sentiva che voleva sistemarsi. E quando andremo verso la fine dello show, credo che si capirà, insomma. Sì, credo che a noi piaccia solo la reciproca Sì. compagnia. Insomma, noi vediamo in Peter Daphne, poi Anthony e Kate. E quindi abbiamo iniziato a pensare che Colin e Penelope possono avere solo momenti Solo felici momenti perché sono felici. migliori amici, no? Assolutamente. Grazie mille per essere stati qui. È stato divertente Grazie per mille, è me. stato Sì. divertente, Grazie sì, mille, davvero. fantastici. Grazie a te.